mentre sul tetto Ruffy e Kaido si scontrano con possenti colpi. Nami, Usopp e Otama fuggono in groppa a Komakiyo inseguiti da Page One. Usopp lo colpisce con le migliori armi a disposizione, ma riesce solo a rallentarlo. Fuggendo, il gruppo si imbatte improvvisamente in Big Mom che alla vista di Otama risveglia il suo lato materno, ringraziandola per l'aiuto quando aveva perso la memoria. Big Mom chiede notizie di Tsuru e degli altri abitanti, scoprendo che gli uomini di Kaido hanno raso al suolo il villaggio quando gli abitanti si sono assunti la colpa di aver mangiato le provviste rubate dai samurai. Nel frattempo Page One li raggiunge e si lancia su Nami e gli altri, ma Big Mom, furibonda per quanto accaduto a Tsuru e gli altri, lo tramortisce con un possente colpo. Poco lontano, Ulti assiste alla scena esterrefatta. I foderi rossi si dividono per dare manforte in più parti del campo di battaglia e Gatto Vipera viene informato della presenza di Perospero, responsabile della morte di Pedro. Intanto Yamato si allontana da Momonosuke e Shinobu per attirare i nemici lontano da loro, mentre il ragazzo intanto comincia a leggere il diario del padre. Nel frattempo Sanji si fa strada tra i nemici trasportando Zoro ferito e bendato. Nella sala principale Chopper combatte Queen, ma viene colpito da Perospero. Ulti è furibonda con Big Mom per avere colpito il fratello, così Nami e Usopp cercano di aizzarle una contro l'altra. Tuttavia entrambe ribattono che loro non saranno risparmiati, perciò il gruppo riprende la fuga in groppa a Komakiyo. Ulti però si lancia su di loro. Mette al tappeto l'animale e ferisce Otama, causando l'ira di Big Mom. Nami è altrettanto furibonda per l'accaduto e si scaglia contro Ulti, folgorandola col suo bastone. Sanji incontra Kawamatsu e Izzo ed insieme si dirigono verso il palco principale per dare manforte nella battaglia. Nel frattempo Nami è decisa ad affrontare Ulti, ma viene da lei rapidamente immobilizzata. Prima che possa essere colpita però, Big Mom scaglia un potente attacco e sconfigge Ulti per fare un piacere a Otama. Nami e Usopp ne approfittano per fuggire con Otama, mentre Zeus giunge sul posto volendosi riunire alla sua padrona. Big Mom tuttavia afferma che ora non gli serve più. Intanto sul tetto Ruffy e Kaido continuano a scontrarsi. Alla fine Ruffy perde i sensi e viene scagliato lontano verso il mare. Kaido si rammarica di essersi fatto prendere dalla foga, così che ora gli alleati di Ruffy continueranno a combattere non avendo prova della sua sconfitta. Big Mom ordina al suo nuovo Omei, Era, di divorare Zeus per assorbirne il potere. Nami e Usopp cercano di scappare, ma Big Mom li raggiunge. Zeus si ribella e cerca di attaccare la sua creatrice per difenderli, ma Big Mom estrae la sua anima. Nami cerca allora di rinforzarlo con nuvole temporalesche dal suo bastone, ma Zeus non reagisce e Era lo divora. Mentre nella sala principale Chopper fatica a tenere testa a Queen e Perospero, Momonosuke finisce di leggere il diario del padre e dice a Shinobu che lui non deve assolutamente morire. Nel frattempo Kaido viene informato della posizione di Momonosuke e ordina di diffondere la notizia che Ruffy è stato sconfitto. Intanto Nami, Usopp e Otama, ancora inseguiti da Big Mom, vengono salvati dall'arrivo di Kid. In tutta Onigashima viene annunciata la sconfitta di Ruffy tra lo sconcerto generale. Kinemon e Kiku raggiungono Momonosuke e Shinobu. I quattro si rendono conto che il nemico ha individuato la loro posizione e vengono raggiunti da Kanjuro camuffato da Oden. Kiku lo attacca, ma esita a colpirlo, venendo trafitto da Kanjuro che svela il suo travestimento. Kinemon lo sconfigge, ma improvvisamente nella stanza arriva Kaido, mentre Shinobu cerca di fuggire con Momonosuke. Kinemon lo affronta venendo colpito dalla sua mazza.